Cuccioli e campioni, vi saluta dalla concessionaria Oriente di Villa Raspa di Spoltore, provincia di Pescara, dove si sta svolgendo la festa della Pescara Calcio. E insieme a me il nostro coach Bruno Nobili. Buonasera Bruno. Sarà una puntata particolare perché non ci saranno i cuccioli, ma ci saranno tanti campioni, tanti giocatori, dirigenti, allenatori, addetti ai lavori sia della prima squadra che delle giovanili che intervisteremo nel corso di questa serata. Faremo un consultivo sull'anno che sta per concludere e per concludersi e vivremo insieme questa atmosfera di festa. Allora, Bruno, sempre un momento di aggregazione in questo periodo, c'è sempre la voglia di festeggiare nella Pescara Calcio a Natale. Ma certamente, è un momento in cui ci si fa gli auguri, si sta tutti insieme e si cerca di pensare anche a quello che bisogna fare. Noi normalmente ci occupiamo di settore giovanile insieme anche alla prima squadra, direi che questo anno si conclude con un settore giovanile, una scuola calcio in forma, perché i dati dicono che crescono i tesserati biancazzurri, quindi una macchina che funziona. Sì, il settore giovanile è senz'altro una macchina che funziona, che sta andando avanti, che racchiude molti ragazzini per la scuola calcio e anche ragazzi invece per le rispettive squadre di ogni età. È un sacco di gente che lavora e che porta avanti questo discorso. Tu vivi la realtà del Pescara quotidianamente, come si sta dalla parte degli addetti ai lavori? Ma io penso, cioè si sta senz'altro bene perché si ha un impegno che serve a qualche cosa, cioè a portare avanti questi ragazzi e magari con la consapevolezza che qualcuno di questi, e già è successo quest'anno, possa raggiungere la prima squadra. Ecco, la prima squadra, un momento non soddisfacente, tu dove individui le cause di questa flessione delle ultime settimane del Pescara? Ma è difficile stabilire le cause perché siamo andati un po' dall'inizio a fasi alterne. Io credo che comunque, nonostante tutto, queste fasi alterne, ora sia un momento importante in cui in queste 2-3 partite possiamo dare una svolta al nostro campionato. Se vanno bene queste 2-3 partite, che non sono impossibili, il campionato del Pescara subirà una svolta. Che consiglio daresti a Zauri? Ma Zauri non ha bisogno dei miei consigli, sa benissimo quello che deve fare. Io credo che anche lui sappia, come ho ora detto, che queste 2-3 partite sono molto importanti. Siamo fuori dallo studio di Cuccioli e Campioni. Com'è per te questa esperienza di essere il coach di tante nuove generazioni del pallone? Ma stare a contatto con i ragazzi, con i giovani, piccoli, più grandi, eccetera, è sempre una cosa molto bella perché sono genuini e li sentiamo ogni volta che facciamo la trasmissione, quindi è un piacere starci insieme. Ed è un piacere anche per noi avere una presenza qualificata come te in studio. Quest'anno ricordiamo che c'è il premio Baby Fair Play, dove tu sei il premiante, e stiamo vedendo dei bei gesti in campo da parte di bambini molto piccoli. Sì, ci sono stati dei gesti molto belli di alcuni ragazzi. E
penso che non saranno neanche gli ultimi, perché avremo modo, credo, di premiarne anche altri, perché i ragazzi fanno spesso di questi gesti. Le tue vacanze di Natale, il Pescara giocherà ancora, quindi tu non ti riposerai per il momento. No, ma è chiaro, ti ho detto poco fa che le partite, queste due o tre partite sono importanti e quindi non voglio mancare. E invece al 2020 cosa chiedi? Ma è chiaro che per il Pescara chiedo senz'altro che le cose cambino proprio da queste due o tre partite, per poi andare bene fino a giugno. Per me auguro solamente di continuare a essere in salute. Grazie Bruno, noi ti lasciamo godere questa festa, noi ci rivedremo in studio con il format classico di Cuccioli e Campioni venerdì 10 gennaio. Fino ad allora saremo regolarmente in onda il venerdì, ma con puntate dedicate alle manifestazioni natalizie. Allora, vediamo un po' di immagini della festa e poi torneremo con un altro ospite. Ciao Bruno. Better watch out. You better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. Oh, let's go! Il presidente Daniele Sebastiani, cominciamo dal settore giovanile, perché questa è una trasmissione che si occupa anche tanto di giovani. È una macchina che funziona, il settore giovanile del Pescara, la scuola calcio, una realtà in crescita anno per anno. Ma credo che nel settore giovanile sia il settore dove il Pescara sta facendo meglio da qualche anno a questa parte, perché noi abbiamo iniziato forse un pochettino in ritardo rispetto al nostro ingresso a cercare di curare al meglio questo settore, però negli ultimi 5-6 anni credo che ci sia stata veramente una crescita esponenziale grazie a tutti quelli che hanno lavorato e lavorano nel settore giovanile. Oggi a capo del settore c'è Giuseppe Geria, ma non vanno dimenticati né i suoi collaboratori, quindi Tonino Di Battista e gli altri, e né chi magari c'è stato prima, che ha iniziato un percorso. Credo che sia una parte della Pescara Calcio molto organizzata e soprattutto con grandi professionalità, perché se è vero come è vero che ogni anno escono fuori dal settore giovanile ragazzi in grado di poter essere convocati nelle varie nazionali o addirittura venduti a club più importanti, vuol dire che si sta facendo un lavoro ottimo. E anche i ragazzi che vengono, che ormai fanno parte della rosa della prima squadra, questa è un'ulteriore conferma che sono state fatte delle scelte buone già dalla primavera. Ma il risultato per noi, il risultato del settore giovanile non è il risultato della domenica sul campo, il vero risultato è vedere in prima squadra tanti più giovani che crescono in questo vivaio, perché è evidente che la vittoria di un settore giovanile non può essere che quella di portare in prima squadra quanti più giovani possibili. Qual è la filosofia che vorrebbe che passasse per chi istruisce i giovani, quindi gli allenatori, gli istruttori del settore giovanile, la filosofia Pescara? Io ho sempre predicato una filosofia, che non era quella del risultato, quella della vittoria, ma quella della crescita dei ragazzi in tutti i sensi, sia come uomini che sul campo dal punto di vista tecnico. Quindi se si riesce a fare questo è la vittoria, non è il risultato della domenica, perché il risultato della domenica lascia il tempo che trova. Nel settore giovanile adesso lasciamo fuori la primavera quest'anno, perché siamo in primavera 1 e comincia a contare anche il risultato, per il resto credo che sia la crescita dei ragazzi. Parliamo anche della scuola calcio, assistiamo sempre più frequentemente a genitori che accompagnano i figli nella scuola calcio del Pescara dalla provincia dell'Aquila, di Teramo, dalla provincia di Chieti, luoghi lontani. Che cosa rappresenta per loro?
Ma per me è motivo di grande soddisfazione, perché significa che chi sta lavorando, che quelli che collaborano con noi nella Pescara Calcio stanno lavorando bene, perché se un genitore accetta di fare un sacrificio importante, che è quello di stare dietro al proprio figlio, di scorrazzarlo su e giù per l'Abruzzo per venire a Pescara, per stare nel nostro settore giovanile, ci viene riconosciuta una grande professionalità. Invece per il 2020 quali sono i progetti per il settore giovanile? Ma oggi per il 2020 i progetti non sono per il 2020, perché per fortuna, come dicevo prima, nel settore giovanile i risultati contano poco, ma conta la crescita dei ragazzi, quindi noi è un progetto a lungo periodo, noi dobbiamo cercare di portare tanti più bravi ragazzi a Pescara, andarli a scovare anche in altri posti, perché ahimè non tutti sono di Pescara, e farli crescere il nostro settore giovanile per poi farli magari debuttare con noi o addirittura venderli ai grandi club, perché non ci dimentichiamo che il Pescara vive anche di questo, quindi è importante, fondamentale per una società come il Pescara il settore giovanile. Cosa la fa arrabbiare del Pescara nelle ultime 4 partite? Ma cosa mi fa arrabbiare? È chiaro che quando si perde o non si gioca bene, se sei un tifoso della tua squadra non puoi essere contento, però è evidente che è un percorso di crescita che stiamo facendo, abbiamo cambiato tanto quest'anno e quindi ci si deve aspettare sia delle belle prove come ci sono state che anche delle piccole delusioni. Speriamo che siano molto più le soddisfazioni che le delusioni. Zauri, osservato speciale del presidente in questo momento? No, Zauri non è assolutamente osservato speciale, perché chi mi conosce bene sa che io non sono abituato a buttare a mare i progetti a fronte di una sconfitta o di due sconfitte. Se crediamo in un percorso e soprattutto crediamo che chi è al timone di questa nave la possa portare in porto, non c'è motivo per tornare indietro alla prima avversità. Quali saranno gli obiettivi del Pescara? Ma io ho sempre detto, io credo che questa sia un'ottima squadra con grande potenzialità, è chiaro che deve cercare un pochettino di amalgamarsi meglio, di cercare una quadra il prima possibile e poi se la può giocare con tutti. Nel mercato di gennaio cosa potrà succedere? Ma intanto dobbiamo finire queste ultime 3 partite e poi capire anche chi attualmente nella rosa ha intenzione di magari di cambiare aria perché ha trovato poco spazio, e poi ci muoveremo di conseguenza. È evidente che noi avevamo in partenza un attaccante sul quale contavamo molto, che purtroppo si è fatto male, e quindi qualcosina lì sicuramente dovremmo fare, e poi negli altri reparti dipende molto da quelli che vorranno andare via da Pescara. Che cosa chiede il presidente Sebastiani a Babbo Natale? Lo stiamo chiedendo a tutti. Ma io a Babbo Natale chiedo che faccia capire a questi ragazzi quanto sono fortunati a fare, credo, il lavoro più bello del mondo, e che ci devono mettere tutto quello che hanno, perché poi in campo ci vanno loro. Noi possiamo parlare di allenatori, di società, ma poi in campo ci vanno i ragazzi. E fondamentalmente credo che noi abbiamo un gruppo importante di giocatori di grandi qualità, e chiaramente quello che chiede a Babbo Natale lo chiederei più che a Babbo Natale ai giocatori, di dare sempre il massimo, perché ne vale sia per il futuro del Pescara ma anche per il loro, perché è evidente che chi fa bene a Pescara ha davanti una carriera magari diversa, e quindi dipende anche da loro, molto da loro. E poi 9 punti nelle prossime 3 partite? Io ne farei pure 12 se fosse possibile, però ci sono anche gli avversari, quindi l'importante è entrare in campo e dare tutto quello che hai, e soprattutto di cercare di giocare sempre la tua partita senza considerare gli altri, o meglio rispettarli ma senza avere paura. Idee per il 2020? Ma ne abbiamo tante di idee in cantiere. Sicuramente vogliamo migliorarci sotto l'aspetto delle infrastrutture, perché ne abbiamo bisogno, perché se vuoi creare qualcosa devi avere i luoghi dove poi
i giocatori si allenano e possono crescere. Quindi questo è il primo obiettivo. Oltre all'obiettivo strutturale ci sarà sicuramente l'obiettivo di risultati, che chiaramente non fanno, è la medicina giusta per far crescere ogni squadra di calcio. Un augurio ai tifosi. Ai tifosi auguro sicuramente delle buonissime feste e soprattutto delle grandi soddisfazioni appresso al Pescara. Grazie al presidente Daniele Sebastiani, vediamo qualche immagine della festa e tanti auguri, ci vediamo più tardi. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout. E siamo con l'allenatore della Pescara, Luciano Zauri, che è un follower di Cuccioli e Campioni, vero? Lo possiamo dire? grazie per seguirci. Allora, cominciamo da questo rush finale del 2019 che vi aspetta, 3 partite decisive. Beh, assolutamente sì, veniamo da un periodo così. Abbiamo alternato dei pareggi all'ultima sconfitta a Frosinone, quindi è chiaro che abbiamo di fronte delle partite dove vogliamo assolutamente rifarci, pensando ovviamente al Trapani, che è la prima, dove dobbiamo assolutamente vincere. Ti senti un po' un osservato speciale in questo periodo, però vivi con molta umiltà e con molta obiettività questo momento. Beh, insomma, fa parte un pochettino del mio DNA, non è... ho dalla parte mia un pochettino di equilibrio maturato negli anni, sicuramente alla base di ogni lavoro ci sono i risultati, per cui quando questi vengono meno è chiaro essere in discussione, ma io ho dalla mia una società che mi ha sempre guidato, mi ha scelto soprattutto, quindi sarò primo io a farmi da parte se non dovessi più andare bene, ma sono convinto in questo momento di avere la squadra in mano e di poter fare bene. Ti accusano di cambiare troppo spesso modulo, sei fermo sulle tue posizioni? Sono fedele solo a mia moglie, per cui i moduli lasciano il tempo che trovano. Sono assolutamente convinto che una squadra e i giocatori di oggi debbano saper fare più di un sistema di gioco. È chiaro, non è mia volontà mettere in difficoltà la squadra e i giocatori, per cui cambiare il meno possibile. Sicuramente avere dei giocatori o non averli incide nella scelta di alcune situazioni, ma fermo restando che la scelta poi è sempre la mia e me ne assumo sempre responsabilità. Si parla tanto di albero di Natale, che è il modulo che più ti si confà e poi è anche il modulo del momento, lo ripeterai visto anche il periodo natalizio. Sicuramente l'arrivo del Natale farà sì che torneremo a giocare in un certo modo, e scherzi a parte, siamo convinti di avere giocatori che possono fare bene con quel sistema di gioco, per cui stiamo lavorando anche su quello. Ripeto, la vittoria è alla base della nostra settimana, per cui lavoreremo per fare bene. Tu vieni dal mondo del Pescara giovane, come vedi la primavera che hai lasciato? Beh, la vedo bene, sta lavorando bene, in linea con quello che appunto deve fare, deve cercare la salvezza. Stanno lavorando bene, i ragazzi stanno crescendo, è un campionato molto difficoltoso, però vedo che stanno ottenendo dei buoni risultati, è ancora lunga ma faranno bene. Il mondo giovanile del Pescara è una macchina che funziona bene, prima. Sì, assolutamente sì, i direttori stanno lavorando bene, tutte le categorie, seguo i giovanissimi, gli allievi under 17, insomma under 16, stanno facendo molto bene, hanno anche una classifica importante che nel calcio giovanile conta relativamente, però vuol dire che si sta lavorando bene quando poi arrivano anche i risultati. Parliamo così in modo un po' ameno, cosa vorresti trovare sotto l'albero di Natale? Ma guarda, mi piace molto pensare in queste situazioni non tanto al lavoro ma quanto alla famiglia, per cui quando alla base c'è salute e serenità in famiglia, poi il resto viene da sé.
E all'anno nuovo cosa chiedi? Intanto di essere ben saldo sulla panchina dove mi trovo, però appunto insomma stiamo lavorando da luglio. Mi auguro che ci saranno i presupposti appunto per poter continuare, per poter fare bene e ancora meglio. Ai tifosi, cosa ti senti di dire o di promettere per l'anno che arriva? Ma promettere ovviamente promettere niente. Sicuramente abbiamo dalla nostra un grande impegno, grande motivazione da parte nostra. A loro chiedo semplicemente di continuare a fare quello che stanno facendo, cioè di starci vicino, di sostenerci sempre e soprattutto nei momenti di difficoltà di aiutarci. Qual è il collaboratore a cui devi di più in questo momento? Beh, insomma, tutto il mio staff, dal primo all'ultimo, stanno facendo bene, quindi da loro devo tutto, perché comunque quando si vince è molto bello, ma è difficoltà che poi si chiude la porta e si rimane in pochi, è lì che ci si combatte, ci si aiuta, ognuno ha il proprio ruolo, quindi non faccio un nome ma li elenco tutti perché sono tutti bravi. Gli auguri di Luciano Zauri al nostro pubblico. Allora, tantissimi auguri ai più grandi, ma soprattutto ai più piccoli. Che Babbo Natale vi porti tantissimi regali, se avete fatto i bravi. Però veramente un sereno Natale ai piccoli, ma e a tutte le vostre famiglie. Grazie al mister Luciano Zauri, in bocca al lupo già per la partita di domenica con il Trapani, e noi vediamo qualche immagine della festa, poi torneremo qui con una top. Capitano Vincenzo Fiorillo, buonasera Vincenzo, insieme a Matteo che è già stato ospite a Cuccioli e Campioni. Allora, Vincenzo, iniziamo proprio con un messaggio ai ragazzi. Tu ormai sei anche di casa nella nostra trasmissione. Come incoraggiare i ragazzi a non mollare e quale consiglio dare per diventare dei campioni? Ma guarda, io becco lui in casa tutti i giorni. Il consiglio che gli do in primis ovviamente è quello di divertirsi, e devo ammettere che la nostra scuola calcio su questo ha degli istruttori bravissimi, persone eccezionali, bravi istruttori, dove riescono a divertirsi e iniziare a imparare un po' quelli che sono gli aspetti fondamentali del calcio. E io credo che almeno fino ai 13-14 anni lo scopo deve essere quello del divertimento e deve essere visto con tanto piacere come per la maggior parte di loro. Parliamo invece del Pescara. Quanto hai sofferto a dover stare fuori dal campo per infortunio? Ma in questo momento qua comunque ho sofferto parecchio, perché ho avuto queste due fratture. All'inizio si pensava che i tempi fossero più ridotti, però in realtà andavano dai 45 ai 60 giorni. Ora sono quasi arrivata alla fine e se il desiderio più grande sarebbe quello di riuscire a concludere con le ultime due partite dell'anno, però è una situazione da valutare giorno dopo giorno. Fare il capitano senza poter scendere in campo, che cosa vuol dire? Ma fare il capitano alla fine vuol dire essere un esempio nei comportamenti, e quello non prescinde dal giocare o meno, quindi io cerco sempre di essere una figura anche di appoggio per tanti miei compagni, e la cosa più bella è che loro vedano in me una figura di riferimento. Questa è la cosa che più mi fa felice di essere capitano. Il Pescara ha due punti nelle ultime quattro gare. Qual è secondo te la patologia della squadra in questo momento? Ma forse la patologia
che dopo qualche bella prestazione ci siamo un attimo un pochino adagiati, forse abbiamo pensato di dover abbandonare quello che era lo spirito battagliero di tante prestazioni che abbiamo fatto quando abbiamo vinto. Se ritroviamo quell'atteggiamento lì, sono sicuro che torneremo a vincere. Mister Zauri, in questo momento il tuo rapporto con lui, il vostro rapporto con lui, visto che la figura di questo allenatore è messa in discussione nelle ultime settimane? Il mio rapporto è ottimo, come lo è da parecchio tempo, perché ci conosciamo da parecchio tempo. Il rapporto con la squadra idem, è normale che quando le cose non vanno bene l'unica persona che può essere messa in discussione è l'allenatore, ma la maggior parte delle responsabilità, anche se non si ammette mai, sono di noi giocatori, ecco. E quindi credo che solo insieme possiamo ritornare a vincere. Adesso parliamo in maniera così un po' più giocosa. Arriverà Babbo Natale a casa vostra? Matteo lo sta aspettando, sì? Cosa hai chiesto a Babbo Natale, Matteo? Ho chiesto minimo 10-11 regali. 10-11 regali, insomma, ti accontenti di poco. Beh, e invece chiediamo a Vincenzo Fiorillo, da Babbo Natale cosa vorresti tu? Ma io da Babbo Natale vorrei 9 punti in queste ultime tre partite, ecco. Quella è la mia letterina più grande. Da Babbo Natale. Da Babbo Natale, giusto. Beh, ognuno ha le sue richieste. E invece per l'anno nuovo cosa vuoi dire ai tifosi, promettere? Beh, almeno dire, insomma, un saluto. Per l'anno nuovo l'unica cosa che mi sento di dire è spero che gli infortuni siano finalmente alle spalle e di poter tornare a difendere il mio posto, e non vedo l'ora, ecco. Non vedo l'ora di rientrare, ci tengo parecchio. Sono sicuro di poter dare una grande mano ai miei compagni e voglio farlo il prima possibile. Ai tifosi non posso chiedere niente se non quello di continuare a sostenerci come stanno facendo, nonostante qualche prestazione un po' sottotono, qualche battuta d'arresto, perché credo che finché si veda impegno e buona fede si possa andare avanti così, ecco. Mi auguro a me e a tutta la squadra un anno che ci porti delle grandi soddisfazioni e ci possa fare appunto vivere un bel campionato. Ciao Davide, quando è iniziato il tuo percorso nel Pescara? Sì, no, il mio percorso nel Pescara è cominciato con Mister Bottarini quando ero negli giovanissimi regionali. Prima giocavo in una squadra di Spoltore, il Villaraspa di Spoltore, campionati regionali dei piccoli, per poi passare gli anni successivi agli allievi nazionali sotto età di Mister Iervese e la primavera di Giampaolo sempre sotto età, per poi arrivare dopo un anno e mezzo di primavera alla prima squadra con Baroni. Ecco, la convocazione che più ti ha fatto sognare? No, sicuramente quelle con Baroni sono state le prime e quelle che mi hanno permesso di entrare nel mondo del calcio, quindi sono state sicuramente le più importanti. Ecco, con Zauri è più difficile avere un posto in prima squadra da titolare? Sì, assolutamente, ogni anno è difficile trovare un posto da titolare, quest'anno ancora di più perché siamo veramente tanti difensori e tutti molto bravi, quindi bisogna darsi molto da fare. Come vivi l'attesa della convocazione? Quest'anno tre presenze in prima squadra soltanto. Sì, no, la vivo molto serenamente. Io cerco di allenarmi sempre al massimo e di far vedere quanto più di buono posso fare durante la settimana al mister. Poi ovviamente il mister fa le scelte e si accettano le scelte. E il Pescara barcollante degli ultimi tempi come lo vedi? No, lo vedo un Pescara che può affrontare e vincere con qualsiasi squadra. Esistono in un campionato comunque come quello di Serie B dei momenti
meno positivi, ma sicuramente ne arriveranno degli altri molto più positivi. Tu sei un esempio per i ragazzi che frequentano la nostra trasmissione, dai bambini ai giovani. Che cosa puoi dire loro? Tu sei un esempio di come con l'abnegazione, con l'impegno si possa diventare un calciatore professionista. No, il consiglio che mi sento di dare è quello di divertirsi fin quando non si è in prima squadra, ovviamente di continuare a farlo anche quando si sarà in prima squadra, però di divertirsi e di non pensare a cose strane, ma soltanto a giocare a pallone. Tu sei un esempio anche di come studio e calcio possano procedere di pari passo. Hai scelto una scuola superiore impegnativa come il liceo classico, poi anche l'università. Gli anni del liceo sono stati molto difficili, però alla fine mi hanno dato grossa soddisfazione perché comunque sono uscito con un buon voto di diploma classico con 85 e mi ha reso molto orgoglioso questo, perché nonostante gli impegni calcistici che sono tanti e sono stati tanti, e mi ha fatto molto piacere uscire con questa media. Ma il consiglio che mi sento di dare è di non smettere di studiare, perché può sempre servire lasciarsi altre porte aperte oltre a quella del calcio. Cosa vorresti trovare sotto l'albero? Ma un Natale sereno e delle punti col Pescara, un Natale sereno in famiglia. E cosa ti aspetti dal 2020? No, mi aspetto, spero, tante soddisfazioni, e io dalla mia parte ci metterò sempre il massimo, farò sempre di tutto per cercare di ottenerle. Bene, grazie a Davide Vitturini, e buon anno e buon Natale, e noi ci vediamo tra poco con una prossima. Grazie. E siamo con Gennaro Borrelli, che qualche settimana fa è stato ospite a Cuccioli e Campioni, è stato un successo perché i bambini non potevano più lasciarli andare. Ricordo. Allora Gennaro, cominciamo ad analizzare questo momento del Pescara. Ci sono tre partite decisive in vista, naturalmente il regalo di Natale che tutti voi vorreste è 9 punti in queste tre partite. Sì, ci aspettano tre partite importanti e difficili. Noi ce la giocheremo con tutte e tre le squadre che affronteremo e, come ogni partita d'altronde, cercheremo di portare a casa il risultato. E secondo te cosa manca al Pescara che ultimamente non riesce a macinare punti? Capita nel corso di un campionato dei momenti buoni, però noi dobbiamo essere bravi a continuare a giocare e a, come stavamo facendo, e ricominciare una nuova striscia positiva. L'anno che si chiude per te è stato particolarmente felice, hai vinto il campionato con la Primavera, poi un posto fisso in prima squadra, e non puoi che ringraziare questo 2019 che si chiude. Sì, il 2019 posso dire che è stato l'anno più bello della mia vita, dove ho vinto appunto il campionato l'anno passato e quest'anno sono riuscito a esordire in prima squadra, quindi posso affermare che il 2019 è un anno che non dimenticherò mai. E poi hai letteralmente conquistato l'allenatore Zauri, che ti ha voluto in prima squadra preferendoti anche a giocatori più esperti. Sì, mister lo ringrazierò per sempre per la fiducia che mi ha dato, e spero di ripagargliela in migliore dei modi ogni volta che vengo chiamato in causa. Tu naturalmente in questo momento sostieni Zauri, nel momento in cui si parla di lui, della sua permanenza sulla panchina del Pescara, tu sei dalla sua parte, immagino. Sì, certamente. Trapani, le insidie di questa partita? Sì, andremo a affrontare una squadra forte, anche se la classifica dice il contrario. E poi ogni partita è una storia a sé, e noi appunto dobbiamo mettercela tutta per cercare di portare a casa il risultato. Una domanda che stiamo facendo a tutti: cosa vorresti trovare sotto l'albero? Io sotto l'albero vorrei trovare magari una bella gioia per i tifosi pescaresi. A gennaio ci sarà la sosta, cosa farai? Ti concederai un po' di relax? Starò in famiglia a casa a Napoli. Al nuovo anno, cosa chiedi, cosa ti aspetti da questo 2020? Il 2020 spero che sia come il 2019, un anno che spero che sia un anno che mi farà consacrare
calcisticamente, ma non solo. E alla primavera che augurio fai? Auguro di fare i migliori risultati possibili e di centrare la salvezza. So this is Christmas. E con noi Alessandro Bruno, cominciamo da questa festa, un appuntamento fisso per Natale, per il Pescara, c'è voglia di aggregazione, c'è un bel clima comunque al di là dei risultati. Sì, il clima è sempre quello giusto, quello di festa, ci prepariamo a trascorrere il Natale, quindi questa è un'occasione per farci gli auguri. Tutti quanti, dai ragazzi che lavorano dietro le quinte, agli sponsor, per noi come squadra è sempre un piacere partecipare a queste feste. A chi nel Pescara vorresti fare gli auguri più grandi? Vabbè, Pescara a tutta la squadra che fino a questo momento ha disputato un buon campionato, adesso ci accingiamo a giocare le ultime tre partite di vitale importanza e speriamo che comunque il Natale ci porti queste tre vittorie. Come spieghi il bottino magro di punti delle ultime quattro partite del Pescara? Il campionato di Serie B è molto molto complicato, molto difficile, quest'anno ancora di più perché regna l'equilibrio, tranne il Benevento tutte le squadre sono raccolte in pochissimi punti. Quindi in questo momento bisogna trovare compattezza, unità di intenti e cercare di portare a casa dei punti anche quando non siamo in giornata. Al 2020 chiedi una maggiore presenza in squadra? Ma è il giusto, quello che comunque ho sempre dato a Pescara, ho sempre dato disponibilità e qualora ce ne fosse bisogno nel 2020, se casomai il mister vuole impegnarmi in qualche occasione, io sono sempre a disposizione. Tu sei parte della famiglia Sebastiani e come ti senti in questo ruolo? Dai, te l'hanno chiesto tante volte. Sì, è un ruolo non sempre facile, molto particolare, però io, ripeto, ho sempre dato massimo impegno, massima disponibilità, quindi per me questo deve responsabilizzarmi ancora di più perché comunque sono sempre il primo a dare l'esempio in tutte le circostanze, quindi per me questo, diciamo, è il mio ruolo. Poi ripeto, sto bene fisicamente e quindi qualora ce ne fosse bisogno, il mister sa che può contare sempre su di me. Con le continue metamorfosi tattiche di Zauri, cosa pensi? Sei della sua parte? Ma il mister fa delle valutazioni che tante volte non sono neanche sbagliate, quindi purtroppo in campo hanno 11 giocatori e certe volte non riusciamo a fare alla perfezione quello che ci chiede il mister. Lui è lì che fa delle scelte, è giusto che le faccia e quindi noi dobbiamo andare in campo sempre dando il 100% e seguire sempre le direttive del mister. L'universo giovani del Pescara, la scuola calcio, una realtà che cresce anno per anno, come la vedi da atleta? Noto che con grande piacere che il settore giovanile cresce di anno in anno. Quest'anno sto guardando con molta attenzione tutte le serie, tutto il settore giovanile e mi rendo conto che è stato fatto un lavoro molto molto importante, sono dei giocatori, dei giovani molto validi e sono contento anche di questo perché in questo modo il Pescara può sempre crescere sempre in maniera molto più importante. Il tuo augurio ai tifosi per il 2020? Auguro un buon Natale, che il 2020 ci porta tante vittorie. Simone Farelli impegnato a tutto tondo nel Pescara, prima squadra ma anche nei baby, perché tuo figlio è un frequentatore della scuola calcio. Sì, 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 lui è un 2013 nella scuola calcio del Pescara, un delfinetto. Noi ti abbiamo visto la scorsa protagonista a Cuccioli e Campioni in una bellissima puntata con tuo figlio Pierpaolo. Cosa dici a lui per farlo crescere nello sport in modo sano? Nulla, l'unica raccomandazione, diciamo, è quella sempre di divertirsi. La domanda che gli faccio ogni fine allenamento è se si è divertito. Credo sia la cosa principale, la cosa più importante, anche la cosa più educativa. Sostanzialmente anche il nostro, pur essendo un lavoro pieno di pressioni, pieno di responsabilità, sicuramente quando a fine partita
arrivo. Quando ti sei divertita hai fatto sicuramente il massimo. La tua presenza nel Pescara, non avendo spazio, diciamo aspettando uno spazio, come vivi? Beh, mi alleno sicuramente al massimo ogni giorno, perché quando sarai chiamato in causa, se non lo sai, potrebbe essere da un momento all'altro. E sicuramente anche da parte mia l'impegno quotidiano serve ad alzare il livello dell'allenamento e il livello anche dei miei colleghi, che sono costretti così a lavorare sempre al massimo. L'infortunio di Fiorillo ha dato spazio ad un buon Castrati? Pensavi che comunque potesse esserci spazio? Ma no, le gerarchie erano state già definite dallo scorso anno. Castrati è un profilo giovane che sta crescendo partita dopo partita, e da parte mia quindi ci sta sempre un appoggio e una sana competizione. Psicologicamente la squadra come sta reagendo a questo periodo non proprio brillante? Beh, la squadra sicuramente sta, non possiamo nascondere che un pochettino magari risente di questi risultati altalenanti, ma risente per il semplice fatto che vincere aiuta a vincere. Questo vale per noi, vale come per tutte le altre squadre. E sostanzialmente, se ci fosse un po' più di continuità nei risultati, sicuramente potresti vivere meglio, questo è fuori discussione. Però d'altro canto il rovescio della medaglia è il fatto che sappiamo di aver già prodotto delle prestazioni davvero importanti, dei risultati davvero importanti, con squadre importanti come il Benevento e un risultato rotondo come quello di Pisa, la vittoria ad Empoli, quindi sappiamo cosa possiamo fare e questo ci fa stare abbastanza tranquilli. Ecco, il Pescara appunto ci ha abituato a dei risultati altalenanti, è proprio nel DNA di questa squadra avere delle impennate e poi delle flessioni. Quest'anno, ahimè, l'andamento del campionato dice questo. E sicuramente la piazza di Pescara ha sempre prodotto un calcio piuttosto sbarazzino, anche nel passato, dai tempi di Zeman, dai tempi di Galeone, diciamo, Pescara ha questa idea di calcio. Però sono sicuro che anche il pescarese, il tifoso pescarese Doc, ama, diciamo, questi exploit, ama un gioco sbarazzino, ma credo che si divertirà, si diverta sempre di più vincendo piuttosto che pareggiando o perdendo. Cosa vorresti trovare sotto l'albero? Domanda che stiamo facendo tutti. Beh, sicuramente tante cose, ecco, legate alla mia famiglia, che sono una priorità, ma visto che siamo in tema sportivo, in tema del Pescara, sicuramente mi piacerebbe trovare qualcosa di davvero importante, una solidità di squadra che abbiamo avuto e che possiamo avere sempre di più, che ci può, secondo me, permettere di toglierci delle soddisfazioni che neanche noi magari sogniamo adesso. Ti travestirai da Babbo Natale per i tuoi figli? No, altrimenti mi scoprirebbero dopo un secondo, però ci sarà chi lo farà al mio posto, perché chiaramente lo aspettano con molto fervore. Il tuo augurio ai pescaresi? Tantissimi auguri, buon Natale a tutti quanti i tifosi del Pescara. State vicino, perché insieme siamo sicuramente più forti e se insieme sicuramente potremo toglierci tantissime soddisfazioni. Grazie a Simone Farelli, tanti auguri e ci vediamo tra poco con una prossima. Siamo con Andrea Gessa, team manager del Pescara, a due giorni dalla gara col Trapani. Quali sono gli umori in squadra? Beh, c'è concentrazione, voglia di riscatto. In questo momento la squadra è veramente solo concentrata a un fine girone d'andata che possa appunto portare dei buoni risultati e buone notizie, perché comunque sia, dopo comunque aver trovato una strada, in questo momento non stanno arrivando i risultati sperati e c'è la concentrazione giusta per poter ritornare a fare risultato. Un Pescara che ci è abituati quest'anno agli alti e bassi, quindi non dobbiamo preoccuparci, si ritornerà di nuovo alle impennate che abbiamo visto. Ma io credo che comunque sia, sono alti e bassi dei quali bisogna aspettarsi da un gruppo nuovo, da un allenatore alla prima esperienza con i grandi, che comunque sia ha idee nuove e ha bisogno di tempo per farle assimilare. Io credo che sia fisiologico aspettarselo, però diciamo che è anche arrivato il momento di far vedere
di che pasta siamo fatti. Quindi Zauri è una risorsa per il Pescara che va tutelata? Beh, io credo assolutamente sì. Io credo che questa sia stata una scelta del presidente e dei direttori, appunto in ottica futura, sapendo appunto le difficoltà che si poteva incontrare prendendo un allenatore alla prima esperienza. Quindi comunque sia, incidenti di percorso penso che ci possano essere, però il valore è indiscutibile. Parliamo anche dei ragazzi, noi come sai intervistiamo sempre i ragazzi, i bambini anche della scuola calcio, e vediamo come la prima squadra rappresenti un modello per tutti, sognano di giocare nel Pescara, questo senso di appartenenza è merito della prima squadra ma anche del buon funzionamento del settore giovanile della scuola calcio. Beh sì, sicuramente i risultati lo dimostrano con appunto la vittoria l'anno scorso della Primavera 2 con Mister Zauri. Credo che le strutture che il Pescara mette a disposizione per i giovani, quindi un convitto di altissimo livello credo, e professionalità altrettanto di alto livello, come il direttore Geria, al quale appunto vanno i meriti, ma non solo a lui, anche ad Angelo Londrillo per il settore di base e a tutti i loro collaboratori, con Di Battista e tutti gli altri. Io credo che fare i nomi poi è anche tosto, per non vorrei dimenticare nessuno, ma credo che il lavoro e il senso d'appartenenza di cui parlavi è anche grazie a un settore che è il marketing, che a Pescara sta cercando insieme al sottoscritto di creare anche un ambiente devoto alla scoperta della prima squadra anche per i più piccolini, creando eventi fatti ad hoc, mi viene da pensare a quelli che facciamo allo store, in cui invitiamo a turno tutte le squadre del settore, che grazie a Angelo e ad Alessandro praticamente obblighiamo i genitori a portare i ragazzini allo store, e hanno sempre del grandissimo successo. Penso che vedere i propri beniamini dal vivo non sia una cosa da tutti i giorni. Questo sono tutte iniziative di marketing che portano poi appunto alla crescita di un senso di appartenenza che a Pescara sta sempre crescendo. Domanda a tema che stiamo ponendo a tutti: cosa vorresti trovare sotto l'albero? Ma io l'ho detto anche ieri a questa domanda in un'altra trasmissione. Io sogno che una cosa sola, Pescara, spero di poter trovare coesione, di poter portare un po' la mia voce per poter contribuire a far stare insieme sempre di più squadra, tifo e società. Mi piacerebbe poter ritornare tutti insieme e pensare solo al bene del Pescara, pensare che siamo tutti sulla stessa barca, perché quel tifo a noi ci manca, e penso che sia davvero un regalo inaspettato, che però mi auguro che prima o poi accada, perché io so quello che può dare la curva e credo che anche il nostro presidente si meriti una società che sia coesa appunto con tifo, società e squadra. Iniziamo a parlare con i dirigenti e gli istruttori della scuola calcio. Abbiamo qui Alessandro Febbo, che è responsabile del polo Ravasco ed è sempre presente nelle iniziative che riguardano la scuola calcio del Pescara. Allora, Super Mister, così abbiamo detto più volte in trasmissione, ti chiamano i ragazzi. Che mondo è quello della scuola calcio del Pescara? Guarda, è un mondo fantastico. Io forse l'ho già detto in altre occasioni, ma è quello che penso, perché l'età dove noi gestiamo questa attività sono un'età che va dai 4 ai 7, 8 anni, quindi è ancora una parte romantica di questo sport, dove il bambino viene con la voglia di divertirsi, dove il gioco la fa da padrona,
dove il pallone comanda, ma in un contesto sociale dove tutti poi alla fine si danno una mano e proprio in maniera rispetto a quello che loro fanno esprimere. Quindi di tecnico e di tattico non c'è proprio niente, è tutto quello che la loro mente mette in quel momento, la risposta a quello che si fa. E voi dovete essere degli educatori, oltre che degli istruttori. Esatto, esatto, esatto. È la formula di quello che è il nostro rapporto con i bambini, educare a socializzare utilizzando il pallone, educare a stare in un contesto insieme agli altri nel rispetto di regole, educare a dei principi e nel nostro piccolo anche a bilanciare già il gioco ma il dovere. Quindi tu vieni, è un impegno e lo devi portare avanti nel miglior modo possibile. E apriamo una parentesi con due cuccioli, con Thomas e Samuel. Thomas è un volto noto perché ha partecipato allo spot della nostra trasmissione. Allora, Thomas, come sta andando questo anno calcistico? Bene. Bene, avvicina il microfono e raccontaci, tu da quanto tempo sei nel Pescara? Sono nel Pescara da 7 anni. 7 anni, quindi hai cominciato a che età? A 3 anni. Eri proprio piccolissimo e in questi 7 anni hai sempre continuato con costanza, senza smettere mai? Sì. Che cos'è che ti spinge a fare i sacrifici per il calcio? Beh, siccome per me non è un impegno, è soltanto un piacere, ma nessun impegno. Quante volte alla settimana? 3 volte. 3 volte. Partite quasi ogni settimana. A che cosa rinunci per allenarti 3 volte a settimana? Beh, fare i compiti il pomeriggio quando devo tornare a casa, ma anche la sera. E non ti stanchi? Un po', però per me è divertimento, quindi. Qual è il tuo sogno, Thomas? Diventare un calciatore del Pescara. Del Pescara. Samuel, il tuo sogno qual è? Sempre diventare un calciatore del Pescara. Però quanto tempo ti alleni? 2 anni al Pescara, se no andavo alla Gladius. Ah, e tu sei il fratello di Thomas, giusto? E lo imiti tuo fratello? Sì. È un modello per te? Sì. Ma per il calcio litigate mai? No. A casa quando giocate tra di voi, no? Qualche volta sì, però. Qualche volta sì. Allora, tu fai dei sacrifici per il calcio? No. No. Perché guardi tuo fratello? Perché non sei sicura di sposa. Allora, Samuel, tu da grande hai detto vuoi fare il calciatore. E dove vuoi giocare? Al Pescara. Nel Pescara anche tu. Chi è il tuo modello come calciatore del Pescara? Mi piaceva Del Sole. Mi piaceva Del Sole. Ah. E adesso? Comunque, Del Sole è un bel modello, un ragazzo bravo che è cresciuto anche lui nel Pescara. E ti piacerebbe un giorno giocare in squadra con tuo fratello, nella stessa squadra? Sì. Non sei tanto convinto, no? A te piacerebbe giocare con... Beh, sì, molto. Allora, qual è la cosa più importante che hai imparato in questi anni nel Pescara? A livello di gioco, di comportamento, c'è qualcosa di importante che hai imparato? Non ti viene in mente nulla. Tu, Thomas? Allora, per prima cosa il divertimento, perché a questa età ancora... serve molto divertimento e poi ho imparato pure molta educazione, perché ogni volta che andiamo a fare tornei fuori ci serve l'educazione, perché sennò poi ci sono punizioni e questo. Allora, Samuel e Thomas, guardate la nostra telecamera e fate un augurio a tutti i nostri telespettatori. Auguri, auguri. Dal prossimo anno, che ormai è arrivato, si comincia a programmare la stagione estiva. Sì, esatto, esatto. Diciamo che questa pausa natalizia approfitteremo per programmare la stagione, la chiusura della stagione sportiva e quella estiva, perché siamo entrati in una filosofia che se i bambini stanno bene con noi e i genitori lavorano sempre, se riusciamo a dare continuità anche quando l'attività sportiva termina, per noi è un motivo di soddisfazione e appunto diamo un filo conduttore anche nel periodo estivo. Quindi stiamo valutando per il camp, stiamo valutando per la colonia, stiamo valutando per delle iniziative extra dove vogliamo mettere sempre in primo piano il ragazzo, e abbiamo anche qualche sorpresa che però mi riservo adesso di esprimerle per scaramanzie e con la colonia. Perché sennò non sarebbero più sorprese. Esatto, quindi. Esatto. Il momento giusto lo comunicheremo sui social del Pescara e sulle chat di Scuola Calcio.
Grazie ad Alessandro Febo, buon Natale e noi ci vediamo tra poco con un altro ospite. The near and the dear one. Clara Brunozzi è la responsabile del settore femminile del Pescara, una realtà nata per quanto riguarda la scuola calcio 3 anni fa, questa è la 4ª stagione. E i numeri aumentano ogni anno, vero? Buonasera a tutti, innanzitutto. I numeri aumentano, abbiamo qualche, ovviamente qualcuna ne perdiamo e qualcuna ne guadagniamo. Diciamo che quest'anno già ci siamo sulle 80 tesserate, sempre partendo dalle 2014-2015. Ne abbiamo un bel gruppetto e poi fino ad arrivare all'Under 17. Che dirti Mira, diciamo che la cosa bella è che effettivamente noi continueremo a tesserare ancora per qualche mese, quindi non abbiamo ancora i numeri definitivi, però l'importante è che è in crescita, anche i genitori si approcciano diversamente e quelli che sono venuti lo scorso anno la maggior parte sono tornati, quindi vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Quanto è difficile far capire che la Pescara Calcio storicamente maschile è diventata anche una realtà femminile? Allora, molto ci avete aiutato anche voi, perché comunque gli interventi fatti con te, la partecipazione a Cuccioli e Campioni, altre interviste, altre cose ci hanno dato modo di farci conoscere, quindi adesso quando andiamo in giro capita anche che mi chiedono «Ah, mai fatto?» Sei diventato un personaggio noto anche tu. No, noto, però insomma diciamo che collegato ecco al calcio femminile si cominciano a domandare guardando la TV e vedendo più di una volta, allora capiscono che è una realtà che c'è e devo dire fondamentalmente non c'è più quella, non siamo sconosciute, sanno che ci siamo. C'è quella che si avvicina perché magari pensa che le piace, poi prova e non si trova tanto bene, e quelle che invece vengono e si trovano bene, e soprattutto quelle che sono con noi ormai, ce ne sono alcune che sono con noi già da 3 anni. E quindi si è anche creato un rapporto che va oltre, e loro stesse sono quelle che poi ci portano magari l'anno dopo l'amica. Quindi sì, diciamo Pescara ha capito che c'è il calcio femminile e piano piano si sta aprendo all'idea che magari domani sarà veramente uno sport uguale e visto allo stesso modo. C'è una filosofia comune tra gli istruttori della scuola calcio maschile e quella femminile? Allora, diciamo che la filosofia tendenzialmente è comune, ma un po' di più per quello che riguarda le classi dei primi calci, piccoli amici e pulcini ancora, perché comunque le nostre ragazzine la maggior parte hanno cominciato da meno tempo a giocare, quindi hanno delle basi diverse da quelle dei maschietti. Finché li si mette insieme, anzi sarebbe proprio l'ideale farli allenare insieme, però c'è ancora un po' di reticenza da parte di qualche mamma che ha paura che si fanno male. Successivamente, quando ti arriva una ragazza che ha già un'esperienza calcistica, riesci a lavorare in un modo. Quando ne hai una che magari ha cominciato così per gioco e che è portata, ovviamente non puoi fare la stessa cosa che faresti nei pari età del settore maschile. I gruppi sono ancora disomogenei, ma speriamo che nel giro di un paio d'anni riusciremo a avere dei numeri omogenei sia di età che di gruppi di qualità. Progetti per il 2020? Progetti per il 2020? Allora, quest'anno già stiamo partecipando al campionato Under 17 nazionale, oltre il 15 che è appena iniziato, il 12 che ci sarà a febbraio, e tutti i vari altri campionati e le categorie. E quindi l'anno prossimo finiamo questi due campionati e ci prepariamo al meglio per l'Under 17, che è per esempio adesso una fascia nella quale un po' soffriamo, perché è un'età che un po' di mezzo, c'è qualcuna che giocava e ha cominciato a giocare già nelle prime squadre, quindi magari dice non torno indietro, insomma siamo un po' in fase embrionale di questo Under 17, quindi l'anno prossimo ci rafforzeremo così. E poi piano piano, spero nel giro di un paio d'anni, non vorrei fare il passo più lungo della gamba, di creare magari anche una primavera, così da completare almeno la parte del settore giovanile. Bene, allora in bocca al lupo per tutti questi bei progetti e buon Natale anche a Clara Brunozzi e a tutte le sue ragazze e bambine. Grazie e buone feste anche a voi.
bringing joyful tidings to the dreamers who are lying below. Spartaco, buonasera, grazie per essere qui con noi. Cominciamo dalla Pescara Calcio Academy. Sì, è un progetto che è nato quest'anno, è un progetto ambizioso, un progetto che porta valore alla società Pescara Calcio e chiaramente alle società affiliate che sono entrate a far parte di questo mondo. È un progetto che prevede una formazione importante, somministrata sia sul territorio, infatti io da tutor seguo 5 squadre, arrivo fino in Puglia e anche dei corsi che facciamo direttamente a Pescara e con delle iniziative, con degli eventi che coinvolgono le società affiliate, quindi i bambini, i genitori e tutti quanti gli addetti ai lavori per partecipare in maniera fattiva, in maniera molto entusiasta del mondo Pescara Calcio. E invece quando parliamo del polo didattico Sport Village? Il polo didattico Sport Village, quest'anno siamo arrivati a circa 100 bambini, dai 2014-2011, quindi molto piccolini. È un polo che è cresciuto nel corso degli anni, questo è il quarto anno, e le attività che noi facciamo quindi come scuola calcio sono attività didattiche, ludiche, e per i più grandicelli che l'anno prossimo si appresteranno a passare la categoria Pulcini, anche un pochino più diciamo di tecnica. E anche qua parliamo di una realtà che è partita da qualche anno e che grazie al lavoro di staff, di team, con chiaramente Angelo Londrillo che è responsabile della scuola calcio, abbiamo fatto crescere in maniera sana, in maniera divertente, e quindi i bambini vengono sempre con massimo entusiasmo e apprendono di più. E a proposito di Pescara Calcio Academy, ci sarà a breve, parliamo di domenica prossima, un momento importante che coinvolgerà tanti ragazzi e anche i vertici della Pescara Calcio, il porto turistico. Sì, è una bellissima festa, sarà un evento importante, come dicevo prima, è respirare un clima che solo con la Pescara Calcio si può respirare, e quindi in occasione della partita appunto col Trapani di domenica, e poi ci sarà un seguito. Sarà un festeggiamento continuo fino a sera per vivere i valori della Pescara Calcio, e quindi saranno tantissimi bambini, chiaramente seguiti da genitori, addetti ai lavori, quindi penso veramente sarà una bellissima giornata di sport. Felice Mancini, allenatore degli Under 16, si chiude un anno che definiresti come per voi, per la tua squadra? Ma per quanto riguarda il settore giovanile, sicuramente ricco di soddisfazioni, in quanto abbiamo disputato dei importanti campionati, abbiamo anche avuto il piacere di vedere dei nostri giovani esordire in prima squadra e altri che hanno seguito un altro percorso con squadre di Serie A. Quindi diciamo che per un allenatore di settore giovanile può tranquillamente dire che è stata una buonissima annata. E propositi per il 2020? Ma per noi allenatori è sempre la stessa cosa, cerchiamo sempre di creare un gruppo di ragazzi che ogni anno debba proseguire la crescita. Quest'anno abbiamo l'Under 16, quindi spero di portare più ragazzi possibile nell'Under 17, perché questa poi è la vittoria per un allenatore di settore giovanile. E tu sei un allenatore che ha un particolare feeling con i giovani, ricordiamo 4 anni fa con il 2001 sei arrivato alle finali nazionali, alle Final Eight nazionali. E da che cosa nasce questa intesa che riesci ad avere con i ragazzi? Ma guarda, loro mi fanno sentire giovane prima di tutto, quindi sono io che cerco di calarmi nei loro panni e di mettermi a disposizione, perché un allenatore di settore giovanile è lui che si deve mettere a disposizione dei ragazzi e cercare di farli crescere. Io credo che dopo tanti anni bisogna avere quell'empatia, quella voglia di sentirsi a disposizione di questi ragazzi che vivono un sogno e cercano di migliorarsi, e quindi la cosa più importante è che noi siamo al loro servizio, quindi credo che alla fine io faccio il mio dovere, lo faccio sempre con passione e con tanta volontà e con piacere, quindi credo che questo alla fine sia un segreto che mi permette di poter lavorare bene con i giovani, anche perché è stata una mia scelta. Una tua opinione sulla prima squadra in questo momento? Ma guarda, nel calcio ci sono dei momenti dove gira tutto bene e altri momenti no. Io
ti ripeto, ho sempre vissuto il rapporto con la prima squadra da tifoso. Prima di tutto la guardo da tifoso e adesso anche allenatori che hanno militato con noi nel settore giovanile, quindi non posso che fare loro il tifo e cercare di augurargli il meglio possibile. Domenica c'è stata una battuta d'arresto, ma credo che sia tutto lo staff che la squadra sia pronta a un pronto riscatto di giornata domenica. Grazie a Felice Mancini, noi siamo in addirittura d'arrivo di questa trasmissione, abbiamo ancora un altro ospite e poi ci saluteremo. So happy Christmas. E la festa di Natale del Pescara volge al termine, siamo con il responsabile della comunicazione della società biancazzurra, Max Mucciante. Soddisfatto, è stato un bel momento di aggregazione. Sì, è stata una bella serata conviviale, abbiamo avuto diciamo sulle 700 persone, e abbiamo visto che tutti si sono divertiti, quindi questa è la cosa più importante. Abbiamo visto un po' di serenità, che forse in questo momento è quello che serve a tutti, e quindi credo che abbiamo raggiunto lo scopo. Sono tante le iniziative in occasione delle festività natalizie della Pescara Calcio che coinvolgono anche i giovani. In questi giorni c'è veramente tanto. Sì, le iniziative sono tante. Insieme agli altri ragazzi dell'area comunicazione stiamo elaborando un progetto abbastanza complesso che vede un almanacco che rappresenta tutte le figure societarie, da partire dai piccoli che ti riguardano perché li hai ospitati tutti quanti, fino ad arrivare al massimo, al presidente. Insomma, abbiamo messo tutto il possibile immaginabile. Se manca qualcosa, la cosa interessante e carina è che se manca qualcosa realizzeremo anche delle figurine, quindi che si potranno anche applicare successivamente. Insomma, un progetto abbastanza elaborato che vede 1200 figurine. Ti anticipo che molto probabilmente vorremmo fare più in là una sorta di presentazione, perché ripeto, comunque è abbastanza complesso. Una società con 1200 iscritti e tesserati, insomma, è una cosa abbastanza importante. Com'è stato per i bambini anche più piccolini posare come dei campioni per queste figurine? Sì, i ragazzini, diciamo che abbiamo separato la cosa in due sessioni. Una la fotografia, diciamo, classica da giocatore, a mezzo busto, eccetera, eccetera, e l'altra invece delle pose un po'. Gli abbiamo chiesto di fare una posa un po' simpatica, a volte fare un gesto dopo il gol e quant'altro, e quelle le rivedremo sulle nostre piattaforme social, che piano piano caricheremo per far girare. Vedrete delle pose molto simpatiche e lì si sono divertiti molto molto. E noi potremo sfogliare questo almanacco nella prossima puntata di Cuccioli e Campioni, perché avremo un servizio su questo vostro lavoro, vero? Sì, abbiamo un servizio, il Buon al Ceo con Luca cercheranno di imbastire appunto un servizio. Cerchiamo di far vedere cosa abbiamo fatto. Ripeto, comunque vedere una sorta di album con tanti elementi non è cosa tutti i giorni, ed è c'è stata per noi un dispendio di energia notevole. Cosa chiedi al nuovo anno come responsabile della comunicazione del Pescara e anche come tifoso di questa squadra? Come tifoso mi conoscete meglio, è il pensiero di tutti. Purtroppo, al di là se le cose vanno bene o vanno male, la cosa importante è continuare a sostenere la squadra. Questa è la cosa imprescindibile. E molto probabilmente con la primavera qualcosa, diciamo, cambierà, come nella fisionomia della città di Pescara. A primavera si smuove un po' tutto, quindi cerchiamo di rimanere attaccati, di sostenere la squadra e poi speriamo di toglierci qualche soddisfazione. Per quanto riguarda invece la comunicazione, quest'anno abbiamo sfondato diversi obiettivi e mi rende molto soddisfatto questo. Dalle nostre pagine Twitter sono a livello nazionale, sono menzionate e siamo quasi, non vorrei autoesaltarmi, ma dire che siamo una sorta di punto di riferimento, perché abbiamo cominciato una sorta di comunicazione un po' diversa, una comunicazione un po' sociale, e paradossalmente un mondo che io ritengo abbastanza chiuso, che è quello del calcio, perché il tifoso vede soltanto quello che può essere la sua orbita, in realtà si avvicina molto, si approccia, e per noi è stata una grandissima soddisfazione perché abbiamo lanciato questo segnale ed è stato recepito molto molto bene.
E noi adesso lanciamo invece il segnale a Luca Tesaeo, perché c'è il TG Biancazzurro anche questa sera con le ultime novità dal mondo giovanile del Pescara, perché poi i campionati si fermeranno, quindi questi sono gli ultimi sprazzi di agonismo prima delle vacanze. Bene, a te la linea, Luca, grazie a Max Mucciante, ci vediamo subito dopo per i saluti. Ciao Mila, un saluto a te e ai tuoi ospiti, velocissimi con il TG Biancazzurro di questa settimana, perché abbiamo tutti i risultati delle giovanili del Pescara e poi gli highlights partendo dalla primavera fino al Pescara Calcio femminile. E allora benvenuti nel TG Biancazzurro di questa settimana. I risultati del campionato di Primavera 1: Sampdoria Genoa 1-0, Fiorentina Cagliari 2-0, Inter Sassuolo 1-1, a Napoli Lazio batte Napoli 2-1, Torino Empoli 0-0, Bologna Atalanta 1-4, Roma Juventus 0-0, Chievo Pescara 2-2. Classifica: Atalanta 34, Cagliari 38, Inter 23, Roma e Genoa 20, Juventus 18, Empoli 16, Bologna 15, Fiorentina 14, 13 punti per Torino e Lazio, Sassuolo e Sampdoria 12, Pescara 11, Napoli e Chievo 9 punti. Prossimo turno: Atalanta-Inter, Cagliari-Roma, Empoli-Genoa, Juventus-Bologna, Lazio-Fiorentina, Pescara-Torino, Sampdoria-Napoli, Sassuolo-Chievo. Gli highlights. Termina 2-2 la sfida del comunale di Caselle di Somma Campagna tra Chievo e Pescara. Un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre in chiave classifica, che così rimangono dunque nei bassi fondi. Partono forte i baby biancazzurri. Nei primi minuti di gara sfiorano il vantaggio più volte con Pavone e compagni, ma l'estremo difensore di casa Caprile tiene inviolata la propria porta. La partita si sblocca al 24esimo con il vantaggio giallo-blu. Rovaglia, con una bicicletta di esperienza, riesce a consegnare un pallone sulla testa di Magni, che spiazza Sorrentino e sigla il gol dell'1-0. Dopo appena 4 minuti la squadra di Le Grottaglie trova il pari sugli sviluppi di un calcio di punizione. Quacquarelli lancia il pallone sul secondo palo, deviazione di Caprile e Diambò è pronto con un tap-in a siglare l'1-1. Neanche il tempo di esultare per il pari raggiunto che il Chievo entra in area di rigore con Enian e viene atterrato da Martella. Secondo il direttore di gara, Saia di Palermo è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Rovaglia che, freddissimo, insacca il pallone del secondo vantaggio veneto. Il primo tempo si conclude 2-1 con il Pescara protesi in avanti per cercare il pari prima della pausa. Nella ripresa si verifica esattamente l'opposto, con il Chievo che parte alla grande sfiorando anche il gol del 3-1. Con Magni tornano in attacco gli uomini di Le Grottaglie. Prima Bocic su punizione, ma la sua conclusione viene deviata da Caprile. Ci riprova al 72esimo sempre il numero 9, il quale viene atterrato da Pavlev e conquista il calcio di rigore. Dagli 11 metri va lo stesso Bocic che batte Caprile e sigla la rete del 2-2. Secondo tempo che continua con una serie di occasioni da entrambe le parti, ma il risultato non cambia. Finisce dunque 2-2 tra Chievo Verona e Pescara. Il pareggio non aiuta nessuna delle due squadre ad allontanarsi dalle zone calde della classifica. La compagine abruzzese settimana prossima giocherà in casa al Delfino Training Center contro il Torino, mentre il Chievo ha in programma la trasferta di Sassuolo. Under 17, a Lecce Roma batte Lecce 2-1, Trapani Perugia 5-0, Napoli Crotone 2-1, Juve Stabia Frosinone 1-6, Pescara Ascoli 2-1, Salernitana Cosenza 1-1. La classifica: Roma 33, Napoli 26, Pescara 23, Frosinone ed Ascoli 21, Benevento 19, Crotone 17, Perugia 16, Cosenza e Juve Stabia 12, Trapani 11, Salernitana 10, Lecce 2 punti. Il prossimo turno: Napoli-Ascoli, Trapani-Cosenza, Lecce-Crotone, Benevento-Frosinone, Pescara-Perugia, Juve Stabia-Roma. Gli highlights. Buon pomeriggio a tutti dal Delfino Training Center di Città Sant'Angelo. Oggi la partita
che ci verrà trasmessa in diretta qui proprio da città Sant'Angelo, è Pescara Ascoli senza problemi a Longobardi. Palla in avanti di Longobardi, bellissimo inserimento da parte di Salvatore che continua, poi lascia il pallone a Cavaliere che lascia il pallone sopra la traversa, ma ancora Cavaliere, vuole ancora Salvatore, rientra sul sinistro, cross sul secondo palo, c'è Aliu che appoggia, tenta addirittura il destro, sempre lancio in avanti verso Salvatore che controlla di Petresso in posizione regolare. Salvatore! Uscita a vuoto da parte di D'Ambrosio. Il Pescara è avanti al 33esimo del primo tempo con Salvatore. Lascia giocare adesso Vessella dalla sinistra, il cross in mezzo sul secondo palo, anzi in mezzo. Non benissimo D'Ambrosio, ci prova ancora Salvatore. Luciani avanza il numero 10. Caglio, una serie di finte. Si tenta di rientrare sul destro, poi Cavaliere scambia verso Salvatore. Salvatore il destro, la palla alta e D'Ambrosio mette fuori. Pallone in mezzo, la rovescia, la sforbiciata, deviazione che favorisce Pescicolo. Poi Caglio recupera questo pallone, fa partire il contropiede a Liu verso Stampella, marcato da Luciani. Stampella centralmente da Caglio sul secondo palo, ma la palla è troppo lunga per Caglio, troppo corta per... Ancora Bacchia. Si fa aiutare la Stampella. Allarga la Stampella. Da Salvatore, Salvatore! A incrociare per infilare il gol del 2-0. La doppietta personale. 2-0 per il Pescara. Sì, se la gioca con Gurini. Poi Salvatore, il cross in mezzo. Stampella di testa. Rinvia proprio in questo momento a cercare un gol. Fulmino, eccolo Palazzino, in area di rigore, Palazzino contro Lucatelli, accorcia le distanze, Palazzino, in avanti, verso Bacca, ma proprio in questo momento arriva il triplice fischio del direttore di gara, vince il Pescara 2-1. Under 16, la Juve Stabia batte a Crotone, il Crotone per 2-0, due pareggi 1-1 tra Trapani e Benevento, Frosinone e Napoli, un altro pareggio tra Ascoli e Cosenza 2-2, Pescara Perugia 2-1, Roma Salernitana 6-0, classifica Roma 31 punti, Napoli 26, Perugia 22, Trapani 21, Benevento e Pescara 19, Lecce 17, Juve Stabia 15, Ascoli e Cosenza 11, Frosinone 10, Crotone 7, Salernitana 5. Il prossimo turno Roma-Benevento, Trapani-Cosenza, Ascoli-Juve Stabia, Frosinone-Lecce, Crotone-Napoli, Perugia-Salernitana. Gli highlights. Vincere è l'imperativo per trascorrere un Natale sereno. Buongiorno a tutti amici appassionati del Pescara, siamo qui in diretta dal Delfino Training Center, da Daniele Berardi, da tutta l'area comunicazione del Pescara, con Alceo Antonati in regia, Marco Di Biase alle camere, agli ordini di Massimo Mucciante. Siamo qui pronti per raccontarvi la 13esima giornata del campionato nazionale Under 16 Serie B, girone C tra Pescara e Perugia. Siamo partiti, Pescara in possesso del primo pallone, sì, è importante un match simile, mentre qui il pallone arriva tra i piedi di Canale che pensa al tiro, lo fa partire il miracolo da parte di Patata e Lolli sul pallone, chiama lo schema il numero 10, la finta, poi parte il cross sul primo palo, l'anticipo di testa, il Perugia è già in vantaggio, la traiettoria a rientrare, chiama i suoi ragazzi ad avvicinarsi alla porta, parte il cross, lo stacco deviato, confusione, poi la rete del Pescara, il pareggio bianco-azzurro con la rete di Marchegiani, se non andiamo errati, il numero 6 ha messo dentro e va a risultare. Ancora Rossi, se la fa ridare, il pallone è tra i piedi del 10, l'imbucata grandissima per Canale, uno contro uno, Canale va con il destro, fuori di un nulla. Sirci, Rossi lo va a puntare, finta, prova a convergere al centro, ha bisogno di uno scarico, lo trova in Savarese che pensa alla conclusione, la fa partire, il pallone sibila, pochi centimetri dalla traversa, che torna a pressare nei pressi dell'area di rigore, passa Quieti, cerca in verticale un compagno, penetra in area di rigore il numero 11 in cross, l'ottimo intervento, Balolli col sinistro, palla tagliata che attraversa tutta l'area di rigore, ancora in possesso col sinistro, la conclusione poi sul secondo palo, ma c'è fuori gioco, sono almeno 6 biancazzurri, parte il cross, Viotti poi di testa, mister Mancini, mentre qui il Perugia muove il primo pallone del secondo tempo, siamo ripartiti, e servire Paletta che ha spazio per crossare, va al traversone per Viotti, il pallone ancora buono per Mandrone, palla al volo, la conclusione respinta, Ire Canale che si è allargato a sinistra,
Palla incollata al piede destro, sovrappone Riccardo Rossi, palla troppo lunga, riesce a metterla in arretrato per Bomba. Poi va con la gittata lunga all'indirizzo di Bomba, che prolunga con il petto, subentra poi un compagno, la palla termina al limite dell'area, la rete di Paletta. Dopo una carambola la Pescara trova il vantaggio con Edoardo Paletta, subentrato, e tutta la panchina lo va ad abbracciare. Rete meritata del Pescara. Rossi lanciato verso l'area di rigore, Rossi la sterzata, il pallone sul destro, va il cross per Paletta, manca l'impatto col 3-1. Che chance per il numero 20, ma non è finita, il Pescara ancora all'attacco, il Perugia nel frattempo si è ricompattato, bisogno di una soluzione, il cross per Rossi di testa, se lo divora, tutti i suoi ragazzi a difendersi, ma Rossi che probabilmente avrebbe meritato il gol. Non c'è più tempo, il Pescara si porta a casa tre punti fondamentali e chiude il 2019 con una vittoria. Under 15, vittoria della Juve Stabia a Crotone per 1-0, il Benevento batte a Trapani, il Trapani per 2-1, Frosinone Napoli 2-0, Pescara Perugia 3-0, Roma Salernitana 4-1, Ascoli Cosenza 6-0. Classifica: Frosinone 31, Pescara 28, Napoli 27, Roma 26, 17 per Lecce, Benevento e Juve Stabia, Perugia 14, Ascoli 13, Salernitana 12, Cosenza 7, Trapani 5, Crotone 4 punti. Il prossimo turno: Roma, Benevento, Trapani, Cosenza, Ascoli, Juve Stabia, Frosinone, Lecce, Crotone, Napoli, Perugia, Salernitana, riposa il Pescara. Le Delfine biancazzurre: Apulia Racing Ludos 1-1, Apulia Sant'Egidio 0-0, Catanzaro Roma 1-0, Chieti batte il Dream Team per 4-0, 2-2 tra Frigherio e Salento Woman, Pescara batte Sicula Leonzio 4-2, Real Bellante perde il casa con il Calcio Pomigliano per 7-0. La classifica: Calcio Pomigliano 26, Ludos e Chieti 19, Pescara e Sicula Leonzio 18, Sant'Egidio 17, Salento e Aprilia 16, Frigherio 12, Catanzaro 9, Apulia 6, Roma 5, insieme al Dream Team chiude il Real Bellante. Il prossimo turno: Chieti, Pescara, Dream Team, Apuliatani, Ludos, Catanzaro, Roma, Real Bellante, Salento Woman, Pomigliano, Sant'Egidio, Aprilia, Sicula Leonzio, Frigherio. Gli highlights: fare attenzione alla Pescara, alla numero 10 in maglia fucsia, mentre siamo partiti con Giulia Mari, che scaraventa subito questo pallone in avanti, propone per la Stivaletta, va in mezzo dalla Bartolucci, deve girarsi, lo fa lasciando partire il destro, la Pescara trova la rete del vantaggio. Ma che gol di Giorgio Bartolucci, mamma mia signori, che conclusione, che si va di fatto ad insaccare alla sinistra di Giada Leo, il Pescara è già in vantaggio, sono passati 8 minuti, la Stivaletta serve il corridoio per la Bartolucci, che non ci pensa due volte, non ha neanche la percezione della porta. Sinistra, l'uno contro uno con Maria Di Stefano, prova a puntare la numero 3, va via la Stivaletta, limite dell'area per la Bartolucci, fotocopia del primo gol stavolta. Il ragazzo di mister Giuseppe Scuto, mentre siamo ripartiti, proprio Sicula Leonzio in possesso palla, il primo pallone del match girato a sinistra, ta scappa via sulla sinistra, proprio in corsa dalla Finocchiaro, ancora la Stivaletta mette la quinta, arriva tu per tu, il suggerimento direttamente in porta, il Pescara raddoppia con Alessia Stivaletta, ma che gol ha fatto, il pallone non si sa da dove sia passato, fatto sta che ha beffato la Giada Leo in uscita, il Pescara ha subito raddoppiato. Che spunto di Alessia Stivaletta, meritevole di replay, ha di fatto sgasato sulla sinistra, lasciato sia la Finocchiaro ma anche tutta la retroguardia della Sicula Leonzio dietro di sé, poi l'uscita forse avventata di Giada Leo, che di fatto lascia scoperto il corridoio. Spinto, calcio d'angolo, la finta di Ndiongue, penetra in area di rigore, decisa sul da farsi, ancora una finta col sinistro, mette a sedere Di Lettuso e riapre la partita, gol da capogiro. Il numero 10, capitano della formazione di mister Peppe Scudo, andiamo a rivedere, parte praticamente dalla bandierina, doppia finta, nasconde il pallone, la Di Lettuso in uscita, pallone sotto le gambe, che gol, 2-1 per il Pescara, botta a risposta nell'arco di 3-4 minuti. Primo e secondo tempo non si è più vista, parte il cross, il respinto, Chiela Di Tullio va col destro! E il Pescara fa tris, Michela Di Tullio, che conclusione! Ancora una volta con Michela Di Tullio, dopo la rete contro il Salento Women, altra prodezza balistica al volo di collo esterno
sulla respinta della retroguardia avversaria, meritevole assolutamente di replay. Si coordina la Di Tullio, ha tutto il tempo per centrare l'angolino e la Pescara fa 3-1. Sconfitte e soprattutto, insomma, non è ancora arrivata la vittoria, quella dello Nardes. Primo pallone della sua partita, Scodella per la Stivaletta, l'uscita della Leo, sombrero della Stivaletta, dolce dolce per il poker del Pescara, assist di Elena De Leonardis. La Stivaletta confeziona un cioccolatino alle spalle di Giada Aleo e di fatto probabilmente mette una grossa ipoteca su questa vittoria, perché il Pescara mette tre reti fra sé e la Sicula Leonzio. Ma andiamo a rivedere, insomma, tutta l'azione. La De Leonardis appena entrata scodella questo pallone morbidissimo per la Stivaletta, c'era anche la Bartolucci da quelle parti, Stivaletta che col piattone mette a segno la doppietta personale. René Martelli andrà direttamente con il destro, traiettoria panoramica, la Direttuso sulla traversa, poi il tap-in e poi la rete del 4-2 messa a segno dalla Sicula Leonzio. Qui la traiettoria effettivamente di René Martella è beffarda, perché il pallone si abbassa all'ultimo, la Direttuso probabilmente non perfetta, il pallone poi sbatte sulla traversa, poi arriva il tap-in nella numero 16, Elena Sarao, subentrata. Dunque aggiorna il proprio score, aggiorna anche il tabellino, non dovrebbe cambiare molto. Alla fine esterna contro il Ludos e dunque arriva ora il triplice fischio, il Pescara si prende tre punti importantissimi per il prosieguo del suo cammino, per il prosieguo del suo campionato. Altra vittoria interna, si conferma il Delfino Training Center Fortino, in cui il Pescara sta costruendo il suo campionato e dunque campionato che assume tutte altre proporzioni ora che è stata sconfitta comunque la seconda della classe. Naturalmente sui canali social ufficiali ritroverete tutte le nostre immagini. Un saluto a te, ai tuoi ospiti, a tutti gli sportivi in generale, augurando loro un buon Natale e, come diciamo sempre, forza Pescara! Grazie a Luca Teseo e al CEO Tonto Donati per la collaborazione. Ci vediamo con voi la prossima settimana e qui da Concessionaria Oriente, il caso di dire la festa è finita, gli amici se ne vanno, perché tutti gli amici della Pescara Calcio veramente sono andati via. Ormai è notte, siamo rimasti l'operatore Alberto Capo ed io. Ringrazio tantissimo il nostro Alberto per il suo prezioso contributo a questa serata. Ringrazio anche il regista Andrea Di Fabio. Noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, perché Cuccioli e Campioni non si ferma neanche durante le feste di Natale. Venerdì prossimo avremo una puntata speciale dedicata alle manifestazioni natalizie organizzate dalla Pescara Calcio, dalla scuola calcio biancazzurra e dal mondo giovanile, perché veramente durante queste vacanze c'è tanto da fare per chi ama i colori del Pescara. Tanti auguri di buon Natale a voi e ai vostri cari e vi aspettiamo tra una settimana a Cuccioli e Campioni. Buonanotte.